Una nuova puntata 245 Sfumature di Palio, come sempre con il grande Sandro Marranini. Con Franco Basoni, come sempre. E presentiamo i nostri ospiti di questa puntata. Abbiamo Andrea Coghe, detto Tempesta, nato a Siena il 23 marzo 1989. Questo ragazzino, Un trentenne, tranquillo, un trentenne tranquillo. E poi è venuto a trovarci Dario Colacè, detto il Bufera, nato a Canino, provincia di Viterbo, il 16 gennaio 1965. Dario Colacè ha corso 25 pari, ne ha 23, e invece Andrea Coghe ne ha corsi 5 e ne ha vinto 1. Perché l'unica cosa, prima di vedere il palio d'agosto, così entriamo nel vivo della puntata, come mai le hai messe insieme? Messi insieme perché tutte e due hanno debuttato e hanno vinto scossi. Che non è quindi una, no, Andrea, non è una cosa molto consueta, sia per te che per Dario, no? Primo pari ha vinto il cavallo, il fantino l'ha visto da terra, che significa cosa accadono. Allora, ci eravamo lasciati così con il palio d'agosto, audio del Basoni, non potrebbe essere altrimenti, e poi entriamo nel clima della trasmissione. Il palio d'agosto. Siamo il mestiere che sta sollecitando collaborazione Fantini, anche perché la partenza deve essere data qui a questo punto. Ecco, entrata affiancata, mossa valida, va in testa all'onda, segue il bruco, l'aquila, la chiocciola, la torre, andiamo verso il primo San Martino con onda, bruco, torre, selva, aquila, pantera, una volata fortissima della pantera che sta arrivando dietro all'aquila, e sempre il bruco in testa, segue la selva, bruco, selva, onda, aquila, pantera, chiocciola, drago, torre, nistrice, oca. Andiamo al secondo San Martino con la selva, è caduta la selva, è caduta la selva, è sempre il bruco in prima posizione, è caduto anche il fantino della pantera. Andiamo al termine del secondo giro con Bruco in prima posizione, Brio sta veramente volando, seconda posizione per l'onda, terza posizione per l'Aquila, terzo ed ultimo San Martino, c'è il cavallo scosso della selva, vediamo questo arrivo eccezionale con Bruco, lo scosso all'esterno, l'Aquila ed è il Bruco che vince il palio. Non ha vinto il Bruco. Vabbè, non importa, ormai lo sappiamo. Andrea, mentre stiamo per rivedere la corsa, ti chiedo di Remorex, visto che hai avuto occasione, insomma, di vederlo all'opera dal vivo. È un cavallo che è lui che imposta le traiettorie. Quanto c'è del fantino e quanto c'è del cavallo in una corsa come questa, in una carriera come questa, una fiancata come questa? Sicuramente del Fantino, cioè fin dove il Fantino riesce ad arrivare. È un cavallo che in linea di massima, se lo lasci stare, preferisce fare un certo tipo di traiettorie, però rimango dell'idea, perlomeno per quanto riguarda il mio palio, che sicuramente c'è modo di montarlo in maniera diversa. Io quando sono caduto ho sbagliato, l'errore è stato mio, non è un cavallo che non puoi vincerci a cavallo, ecco. È un cavallo paradossalmente che sa leggere e scrivere senza voi sopra? Diciamo che è un cavallo che è scosso, dà proprio l'impressione, riguardando sia lui che anche i vecchi pali vinti da cavalli scossi, e avendoci avuto a che fare personalmente, ti dà l'idea di un cavallo che quando è scosso ragiona come se ci avesse un fantino, cioè ragiona per voler arrivare davanti agli altri. Questa traiettoria qui che tanti hanno imputato chiaramente al TT, a tanti al cavallo, secondo te la più cercata è Remorex o la più cercata Secondo me del l'ha cercata più il fantino del cavallo. cavallo? In questo caso più cavallo. Dario, te invece che ricordi hai, ora poi lo vedremo dal vivo, dello scosso, del tuo scosso? Ricordo del mio scosso è che per quanto riguarda la corsa, Vipera era una cavallina predisposta per il palio, come potrebbe essere questo Remorex. Sono questi cavalli che Lo hanno sangue, Dario? pura, sì. Rezza era il vero nome. Rezza, una figlia di Azzeccagarbugli, ancora mi ricordo, la mamma non me la ricordo, ma il babbo era lui. E praticamente sono cavalli che hanno un qualcosa in più nel carattere,
che sono portate a fare questo tipo di corsa, perché poi non ci dimentichiamo che è una giostra, questa non è una corsa, e come per il Fantino, viene chiamato Fantino, ma secondo me è un buon cavaliere, perché di corsa ce n'è poco, cioè bisogna destreggiare, è una corsa diversa, sia per i cavalli che per i Fantini, anche per il tracciato, si chiama una corsa, ma insomma. E praticamente io ero proprio convinto di vincere, mi ricordo di questo, ero convinto di vincere, per quanto riguarda la corsa, l'inesperienza, sì, soprattutto l'inesperienza della piazza mi ha portato a fare l'errore al casato, ho seguito Piteos davanti volendomi inventare qualcosa all'interno, quando invece al casato è difficile inventarsi vinci qualcosa. Vinci 1989 quando nasce Andrea. Lui nasceva, io vincevo. Ah, facciamo una cosa, rivediamola insieme e risentiamo. Tanto c'è sempre Mazzoni che è il 3-2-2. Quindi rivediamo il luglio 1989. Molto anticipato. Sì, molto, molto. Chissà come mai. Dario, certo, vinci così, è la svolta, perché insomma, quando bene o male sì, ti dai il là. Non avrei voluto vincere così, perché per ogni Fantino il bello è alzare il nervo, però anche questo vale, è stata una grandissima esperienza, sì. Poi è stata per me una svolta, perché c'è stato un seguito nel rapporto con la Lupa. Chi era capitano, Dario? Il povero Vittorio Beneforti. Vittorio Beneforti. Beneforti per Luigi Cavallo, poretto che è morto l'anno scorso, era tenente insieme a Antonio Bardi e Fabrizio Vichi. Riguardandolo ci sono degli spunti. Innanzitutto che oggi si arriva molto più alla fine del palio rispetto a prima, c'era molto più, forse sì. Non so perché meno addresse, Dario dicelo te, c'è molte più cadute prima, c'erano molte più cadute prima di oggi. Sì, anche perché anche il lavoro che sta facendo il comune, insomma, il discorso del protocollo sotto certi punti di vista migliorano. È molto educativo, no? Molto, molto, perché ci sono dei cavalli che iniziano a 4 anni a fare il percorso e debuttano a 8, 9. Dunque sono 5 anni che razzolano in tutte le piste della provincia, insomma, alla fine al cavallo si è mente nelle prove notturne, diciamo, Tratte, Mociani, Monticiani, insomma, alla fine è una cosa che i cavalli sono proprio ammaestrati adesso, è molto più facile correre. Prima arrivava un cavallo da Livorno chiacchierato, arriva da Grosseto questo cavallo, molto chiacchierato, veniva preso e poi bisognava girarci a San Martino, al Casato, insomma era diverso tutto, anche l'attitudine del Fantino dovessi adattare a certi cavalli, la diceva lunga, non voglio fare un paragone di Fantini di prima e quelli di adesso, però quelli di prima ci avevamo un qualcosa in più, secondo me, noi del Viterbese specialmente, che venivamo da laggiù, perché c'erano le corse sull'asfalto, si guadagnava più mestiere rispetto a questi ragazzi che oggi parecchie corse non si fanno più, perché organizzarle è diventato tutto più difficile. Allora prima facevamo 1000 corse all'anno e adesso invece si fanno 5 corse all'anno. Prima di andare a vedere il palio di ottobre del 2018, quindi entriamo nel Andrea, ti sei fatto la piazza a casa però? Sì, dal 94
C'ho lo stesso tracciato della piazza a casa, sì, c'avevo mancava un terreno. Siena allora? Ti mancava Siena? No, Siena nel senso, Siena era, è il lavoro mio è stato, però per me ha voluto dire parecchio, avere, anche per i cavalli, non è che ce le puoi lavorare tutti i giorni, però una volta alla settimana se ci fanno una galoppatina imparano tutto, imparano le traiettorie, quando ci hai fatto 5-6 volte a passo e a trotto, poi quando le sciogli al galoppo, se qui si devono staccare dallo steccato, si devono alzare, poi se, cioè, il cavallo poi è istintivo, no? È un cavallo, è un animale Dario, istintivo. 25 carriere, 3 vittorie, sei soddisfatto o è mancato? Diciamo che è una discreta carriera, però è mancato, sì, è mancato, ci sono state delle occasioni che, ma forse per tutti i Fantini è così, che per poco potevo vincere un palio, però anche se sente quegli altri, per poco vincevano anche loro, dunque... Sì, il palio di Zullina, quello era vinto, era vinto proprio, era proprio vinto. Poi ho fatto delle bellissime carriere, che bellissime corse, sono arrivato secondo, terzo, montando dei cavalli non facili e poi, come tutti, abbiamo montato dei cavalli che non c'erano speranza e sono pali così fatti. Però qualcosa, sì, qualcosa mi mancherebbe nel carniere. Andiamo a vedere insieme invece la vittoria di Andrea. A questo punto, nello straordinario del 2018, c'era molta voglia di vincere da parte di Andrea e si è visto prima, durante, dopo, in tutto quello che è stata la vittoria di Tempesta in quel palio di ottobre che noi andiamo a rivivere sempre dalla voce di Franco Masoni. Vediamo se c'è la voglia di dare il tempo di mossa. Data francata, la mossa è valida, parte in testa la chiocciola, la giraffa, la selva, la tartuca, la civetta e andiamo al primo San Martino con chiocciola, giraffa, selva, la civetta in quarta posizione, quinta posizione, è caduto il la lupa ed ecco qua che siamo alla fine al primo giro con la civetta che guadagna la prima posizione, civetta, chiocciola, giraffa all'interno e vediamo ora questo secondo San Martino con la chiocciola che prende la prima posizione, la civetta ha battuto le Materassi ed è la tartuca che prende la testa, è caduta la tartuca, sono cadute altri Fantini. Tanti Fantini sono caduti al Cassato ed ecco lo scosso, cavalli scossi in terza posizione il Nicchio, vediamo che cosa accade con cavalli scossi che stanno galoppando, sono due verso il Cassato, intruppano su altro cavallo, il Nicchio in seconda posizione e vince lo scosso, ha vinto la tartuca. Vediamo. La tartuca. Meno male. Hai rischiato di buttare via un palio che a immagini viste era difficile da perdere, Andrea? Ora possiamo dire che era difficile da perdere perché il cavallo ha fatto altri due pali come li ha fatti. In quel momento lì non sembrava difficile da perdere, sembrava difficile da vincere. Poi sicuramente, come ha detto Dario, l'inesperienza vuol dire tanto, perché io mi sono trovato a correre a ottobre dopo essere rimasto a piedi a luglio-agosto e avevo debuttato l'anno prima. Ti ritrovi a montare un cavallo da corsa sul serio e me ne sono reso conto già dalle prove con qualche difficoltà, diciamo, nella gestione e nel momento in cui io all'uscita del secondo San Martino sento il motore sotto al culo e il cavallo che reagisce in un certo modo, quando arrivo a passare la giraffa lì penso che avrei vinto il palio di Siena e al ridosso del Casato ho pensato che sarebbe stato sufficiente dargli 3 nerbate nel collo per girare e evidentemente non era così. Cosa avresti, col seno del poi, facile dalla poltrona, cosa avresti dovuto fare? Non dargli quelle 3 nerbate nel collo quei 10 metri prima del Casato e guidare il cavallo. E te gliele date perché? Cosa pensavi? Perché ero convinto che ci sarei passato vicino, ma non l'avrei toccato e che sarebbe bastato toccarlo sulla spalla col nerbo per alzarlo leggermente, invece ormai lui aveva preso la sua traiettoria e la sua misura, non considerando il mio ginocchio.
Anche il TT ha pensato che sarà, deve essere il solito ginocchio, deve essere quello. Bisogna dirglielo che il ginocchio esiste, no? Ecco, vorrei un attimo Andrea e Dario, Remorex ha fatto 9 tratte, poi c'è il palio straordinario, c'è questa tua monta, la tua caduta, vince il palio, poi arrivi ora anche Agosto nella selva con la caduta del Fantino, del TT. Ecco, perché 9 tratte e poi si vede il cavallo, perché c'è questi, diciamo, accadimenti così un attimino particolari, allora un cavallo a palio. Dario? Ma secondo me quando poi i cavalli servono vengono presi come sono, perché poi alla fine si sputa sempre nel piatto dove si mangia, poi alla fine viene preso un cavallo. Ma per me è stato sempre un cavallo idoneo, come tanti cavalli che non faranno mai il palio e... per me dovrebbero fare il palio subito, senza fare i nomi, però è così, ci sono i fantini che danno le liste, ci sono delle cose dietro che, insomma, come sappiamo tutti, il palio è anche questo. Io ho avuto dei cavalli da corsa che avrebbero potuto fare ancora dei pali, buttati via proprio nel secchio senza alcun motivo, senza alcuna... E io sono uno di quelli che quando un cavallo non è, non lo porto. Ma quando lo porto credo che c'ha qualche chance di poter dire la sua. Però a Siena è così, il palio è questo, cambia in continuazione, questo è un cambiamento, prima non era così. Pubblicità fa, sai che c'è la pubblicità? Ah, fa? C'è la pubblicità. No, perché te lo dimentichi, lo sai. No, è vero, è vero. Pubblicità. Pubblicità. Girando, ecco addrizzato nuovamente il cavallo, pressione, mossa valida, partenza bruciante della Pantera, dell'Onda, dell'Oca, l'Aquila, il Nicchio, Selva, Lupa, Torre, Bruco, Primo San Martino con la Pantera che sta conducendo da un lato molto, però è il Nicchio che all'interno vola nella seconda posizione, Pantera, Nicchio, Aquila, Oca, Lupa, Selva ed è caduta la... dei cavalli a San Martino ed ecco sempre la Pantera che conduce tallonato molto stretto dal Nicchio in terza posizione l'Oca, l'Aquila, la Lupa, la Selva, Leocorno, posizioni invariate con il Nicchio che sta però cercando di guadagnare la testa e arriviamo al cassato con Pantera che conduce il Nicchio, l'Aquila, l'Oca, la Lupa, la Selva, è caduta la Pantera ed è l'Aquila che sta guadagnando la seconda posizione in testa allo scosso della Pantera, un duello fra il Nicchio e l'Aquila, ci portiamo all'ultimo San Martino, vediamo chi riuscirà a guadagnare la testa, è il Nicchio che guadagna la prima posizione, seconda posizione l'Aquila, terzo lo scosso della Pantera, la Lupa, la Selva e giungiamo all'ultimo casato con il Nicchio, che vince questo palio di mezzo posto, seconda l'Aquila, terzo lo scosso della Pantera, la Lupa, la Selva, Leocorno, l'Oca, un palio veramente bravo. Qui si può dire bravo, questo bello. È stato un bel palio questo, sì. Un palio ragionato e vabbè, poi quando uno cavallo dice, gestibile. È tutto. Era un cavallino. Era un cavallino un po' difficoltoso perché era un po' piccolo lui. E poi era un cavallo che ormai aveva imparato il gioco, si buttava un po' nelle curve. Te dovevi fidare. Se ti fidavi con lui potevi fare un bel palio, se no ti costringeva a farlo un altro, perché proprio ti metteva paura, non si steccava dallo steccato. Però con lui se non prendevi certi rischi era un cavallo, non era un cavallo di passo, un cavallo da corsa, era un cavallino. Dunque se non risparmiavi quei 20-30 metri a giro con lui, vincere il palio diventava... E poi Re Artù l'ha montato 3 volte. 4 mesi. 4, 97, 98... E ho rischiato di vincerci quasi sempre, lo sai? Sì, Civetta, Bruco, a parte della Nicchio... Pantera, sì, ho rischiato di vincerci 3 pali. Pantera. Si riesce, Dario... Qui, per esempio, vedi questo cavallino, non lo supero la Pantera qui, allora gli fa la finta di venire all'interno per cercare di farlo sbagliare e lui ci è cascato, vedi Boris è venuto a pararmi... e ha battuto. Io qui sono quasi dovuto ripartire da fermo perché mi ero quasi fermato e poi insomma sempre lo schema di andarsi a prendere lo steccato, perché con lui se non facevi così non avresti vinto mai. È andato bene, poi alla fine ha pagato. C'è stato un momento che hai rischiato qualcosa? Perché la redine destra mi era caduta la redine destra per innervare il cavallo, per andarla a riprendere a momenti vado in terra, sì. Si vede, infatti. Sto bravo anche a riprendere, che voglio dire. Riprende la redine destra, momenti vanno a terra, sì.
Sì, pur essendo, come dici te, non una corsa, ma una giostra, sì, una rievocazione storica, mettiamola come. Si pensa o si va di istinto? Che dici? Beh, allora, il palio va, secondo me va preso, premetto che nei giorni del palio un fantino, credo, qui abbiamo un altro fantino ancora adesso, in testa si farà il palio 5-6 mila volte, anche 3-4 di più, giorni, sì, 3-4 sì, notti fai 5-6 mila ipotesi di palio, e comunque si deve andare distinto, però la corsa va anche ragionata, cioè il fatto di Reartù, di dove prende per forza l'interno, è una cosa che mi sono fatto il lavaggio del cervello. Nel dalla senso, tratta? Parte l'ho montato per 3-4 volte, dunque con lui era un cavallo fondamentale prendere quelle traiettorie, se no non avresti risolto niente, ecco questo. Dunque, e poi dopo il palio viene falcata dopo falcata e vedi quello che te si prospetta, ecco. E poi il palio lo sappiamo tutti, un'intruppata te lo fa vincere, un'intruppata te lo fa perdere. E il palio poi è fortuna, è un po' di tutto. Ecco, comunque avere le idee chiare non è poco. Dario, ancora il protocollo non era decollato, per cui no. Il sistema allenamento tradizionale, allenamento per strada, tutte quelle cose che diciamo sono state presenti per tanti anni, per cui poi siamo arrivati invece col protocollo che, come ricordavi te precedentemente, è una scuola veramente seria, importante per i cavalli infantini. E si vedono i risultati, che dicevamo prima, adesso si cade molto di meno e ci sono meno infortuni, e sì sì, quello è una cosa buona, una cosa buona. Hanno fatto un bel lavoro, a livello a 360 gradi, l'animale è iperprotetto, e tutti per la sicurezza degli uomini è una cosa giusta farla, e basta che si vedano i benefici, dunque va bene così, deve continuare il progetto, perché sicuramente un cavallo quando c'ha 6-7 anni che ha sbattagliato e ha fatto, e se poi si vedono i miglioramenti dal primo anno, dunque diventa un cavallo da palio, un cavallo di piazza. Ecco, su Fantini invece, Dario, rispetto a Fantini di oggi, come eravate voi? Ma sai, Fantini è un contesto diverso, Franco, bisognerebbe partire da lontano, dove veniamo, ma non è un perché uno si vuole dare un vanto rispetto a questi ragazzi di oggi che sono bravissimi, sono anche più preparati fisicamente di quello che eravamo noi. E era proprio il modo di fare che io vedo quando si va in provincia, no? E si va a correre. Io vedo, per esempio, la dico una ma ne potrei di mille, che quando ci sono 6-7 cavalli a Monteroni o a Monticiano, lì al Canape uno si leva, alza la frusta e la rincorsa si ferma. Se io lo facevo quando c'era Canapino, Aceto di Corsa, ma chi lo fa, era il momento che ti lasciavano lì. Cioè questo rilassamento, questo buonismo, prima non c'era, prima si correva per picchiare, si correva per vincere, si correva per, cioè se c'era da sdraiare uno lo sdraiavi, a me mi hanno sdraiato, io l'ho sdraiato altri, cioè non è che guardavano se poi ti facevano male, oppure cioè se c'era da buttarti di sotto ti ci buttavano. Cambia anche che magari le dirigenze richiedono. Era una realtà diversa, ma a me gli steccati qui negli stinchi mi ci sono messi 100 volte, poi mi sono messo i parastinchi, quelli con la camigliera, perché a Monteroni quando ti stringevano le sottomisure, quelle da ti entravano dentro, cioè sempre tutto il polpaccio tutto rotto, tutto. E rimontavi la seconda corsa, rimontavi pure la terza, non è che andavi all'ospedale, cioè era proprio un discorso tutto diverso, capito? Adesso tutto questo buonismo, aspetta, mettiti dentro, mettiti qua. Prima se io, tu babbo, quando correvamo con Andrea, questi come ti giravi un attimino, se tu specialmente se eri il cavallo vincente, la coppia vincente, era il momento che ti lasciavano lì. Ma magari questo succede un po' anche ora, però la partenza era buona. È cambiato quello che magari anche le dirigenze stesse ti richiedono. Ora se trovi uno che perde il posto al Canape in una corsa a Monteroni o a Monticiano, e anziché dire aspetta al mossiere o alla rincorsa di turno, va e dà due legnate, come poteva succedere ai tempi tuoi, a quello che il posto te l'ha tolto, sei un cretino perché stai sbagliando, quindi ti devi adattare a quello che chi ti deve poi montare richiede. Sto parlando dell'allenamento, sai, se invece di primo sei secondo, però c'è sempre 70 metri addirittura per girare, quello lì cambia poco, no, al limite, ma è proprio la rincorsa, il fatto che uno esce fuori, fermi tutti, ferma rincorsa il mossiere, come ferma rincorsa? E io invece parto proprio perché quello è girato. Te l'annullano, ora te l'annullano. Cioè, allora dunque, è inutile un paragone. Le statistiche delle 245 sfumature bisognerebbe fare da un certo punto. Un paragone, capito? Cioè, Aceto non vince, oggi non vincerebbe quattro pali di rincorsa.
Penso che sarebbe più difficile. È più difficile, guarda, vedi, io sono stato due volte di rincorsa, no? E ho girato due volte secondo a San Martino. Due volte secondo e mi ha detto male perché potevo anche vincere. Cioè, una volta ci ho vinto. E con Naomi nella giraffa, e la sera prima si era fatto un taglio in un tendine, e qui insomma... Che anno era? 97. 6 o 7 con Naomi. O 4. 6. 96. E ero di rincorsa... E partì Andrea primo nella torre con Musetto e poi lo passai proprio all'interno, ma la cavalla la sera prima si era fatta un taglio, c'aveva una ventina di punti su un tendine, quando andò a piegare sentì dolore, andò dritto, è il famoso salto che feci per aria lì, poi ricadde a cavallo, no? Ricadde a cavallo. Senti, Dario, non è un trafica male se noi ti facciamo rivedere agosto 94? Agosto? No, ti fa piacere. Ci pensavo, è quello che ho vinto. Qui se no te lo facevo rivedere. Ti posso mica fare di quelli che perdi. Ho combinato. Agosto 94, Franco Masoli sempre. Ed è entrata fiancata, la mossa è valida, va in testa il Bruco, l'onda Montone, Nicchio, Istice, Tartuca, Chiocciola, Pantera, Oca Aquila, primo San Martino con il Bruco che sta conducendo in seconda posizione e il Nicchio, hanno girato tutti, meravigliosi, stupendi, e il Nicchio che all'interno affronta il primo Casato e riesce, è caduto, no, è rimasto a cavallo, è caduto all'Aquila ed è l'onda che guadagna la prima posizione, però all'esterno la Tartuca e ci stiamo portando al secondo San Martino con Tartuca, Onda, Nicchio, Istrice, Montone, Bruco, Chiocciola, lo scosso dell'Aquila ed eccoci nuovamente al Casato, un palio stupendo con la Tartuca che sta conducendo Onda sotto Frusta e anche il Nicchio, l'Istrice, la Chiocciola, Montone, Bruco e andiamo verso il terzo ed ultimo San Martino con la Tartuca che conduce e il Nicchio che si sta avvicinando in terza posizione l'Onda, quarta la Chiocciola, quinto l'Istrice e arriviamo all'ultimo Casato con la Tartuca che gira, vediamo se riuscirà a mantenere la prima posizione. Eh sì, ed è la Tartuca che vince il palio di mezzo agosto, secondo il Nicchio, terzo la Chiocciola. Cavallo di destra. Mamma mia, andava fortissimo, forse è l'unica volta che a quell'epoca ci sono stati diversi pali che erano 8 debuttanti e 2 cavalli che si conoscevano, 2 cavalli vecchi. E per una volta ho capito che c'avevo il cavallo, il primo cavallo. Veramente era un grandissimo cavallo, anche se era molto difficile, un cavallo che avrà fatto 7 quintali, era un bestione, era immenso, veramente grosso. E era duro, era come avere un trave di 3 quintali in mano. Proprio non... Dunque la corsa mi si è messa comoda, nel senso che ho fatto un giro e mezzo di palio e poi un giro e mezzo ho retto il cavallo, cioè l'ho fatto galoppare come voleva lui per non sbagliare niente, perché... però era un grandissimo, pensa all'anno dopo quando l'andai a montare nel Nicchio, che mi si fece male la sera della prova generale, non ho fatto il palio, era un cavallo totalmente diverso, un cavallo che lo portavi con un dito, mentre il palio, l'esperienza, no? Sbattagliò anche parecchio in provincia l'anno dopo, l'anno dopo ancora sbattagliò parecchio, insomma quando lo rimontai per la prima prova non era nemmeno il fratello di quello che avevo montato. Qui le traiettorie che hai fatto con Riartù non ce le potevi fare in questo palio. No. Ma con questo, se non stavi attenti, lo portavi via davvero il colonnino, è un cavallo, e dunque lo dovevi vedi anche l'ultimo Casato, se te vedi, cerco proprio di non sbagliare niente, vedi qui, sì, per sì. Impostarlo, perché lui butta giù quel collo, quando lo butta giù, era, invece per fortuna ero solo, insomma ho fatto un po' come mi pare, ma c'avevo altri 3 giri, così. Dario, eri te che cercavi il cavallo giusto per te o era il capitano che cercava te quando pensava di avere il cavallo giusto per te? Dunque, io... E ero in quegli anni dove praticamente io e il subabbo e Massimo eravamo un po', non le ruote di scorta, però ecco, i fantini erano Peppino e Salvatore, e praticamente ecco il fatto dei famosi 8 cavalli debuttanti e 2 cavalli che si conoscevano era perché c'era questa strategia di prendere 2 cavalli, che uno lo montava Peppino, uno lo montava Salvatore, e quegli altri dovevamo un po' arrangiarsi. Comunque io ho fatto sempre delle scelte, comunque poi non è che ho potuto scegliere nemmeno tanto, però è stata parecchio sulla fiducia più che altro, perché come tecnica avrei montato sempre il meglio cavallo, però
E a quell'epoca, adesso non lo so se funziona così, andava parecchio sulla fiducia, le persone ti davano fiducia e poi ti dovevi adattare ai cavalli che montavi, insomma, quello che veniva. Però fondamentalmente c'era più la fiducia della contrada che le cose tecniche. Ti vorrei far vedere anche, e a comune in questo papà Massimo, in questo caso il babbo di Andrea, questa grafica che è un ricordo e un cadeau per quelli che con te hanno combattuto. Adesso vediamo Tempesta, quindi Andrea e Salasso. Queste sono le griglie di partenza delle vittorie di Salasso e delle vittorie di Tempesta, per ricordarci dei Fantini che erano con voi in piazza, sia per Salasso che per Tempesta. E vediamo anche quella di Dario, quindi vediamo anche quella di Bufera e Massimino, che è la grafica successiva, che mi consente, Dario, di dire chi non volevi tra gli avversari in piazza dei tuoi, quando eri lì, chi è che non volevi. Non so se Leonardo può far vedere anche l'altra grafica del Bufera più Massimino. Senti, io che non ci volevo non è che c'avevo qualche preferenza o meno. E Salvatore sicuramente era uno di quelli più tosti, Salvatore era uno di quelli più decisi. E poi c'era, vabbè, Massimo, erano questi qui quelli che andavano, Massimo e Peppino, erano loro quelli. Però i famosi anni 90 praticamente. E di una cosa ero sicuro, cioè correvo come tutti per vincere, però c'era questo siparietto che finché vinceva Peppino e Salvatore, alla fine a me mandava bene. A me non mandava bene se vinceva Massimo, perché c'avevamo due pali per uno e praticamente se me prendeva un palo di vantaggio, cioè, perché proprio con loro non è che non ci si faceva, e montavano i migliori. E praticamente io in 25 pali, l'ho detto, lo ridico, ma non è perché, però negli anni 90 Benito, Piteos, Rose Rosa, Zodiac, mille altri cavalli, Penna Bianca, io non ci ho mai perso perché non ci ho mai corso. Okay, vabbè. Invece questi montavano sempre questi cavalli, è normale che poi si vince più o meno. Ok, Masori, cosa c'è ora? La pubblicità. Andiamo. Torniamo in diretta. Avevamo accennato alla grafica relativa a Dario Colagé e al babbo di Andrea Massimino, visto che c'era una sorta, tra virgolette, di rivalità. Allora, questi sono i tre pali vinti da il Bufera e la griglia di partenza di quelle tre carriere fiancate pali, e sotto quelle di Andrea, quindi Massimino II, i tre pali. Tanto Dario, dicevamo, guardando, poi parlavi anche che loro sono più professionali, forse loro fanno una professione che voi ritenevate non fosse tale, o no, guardando anche i nomi. Beh, no, diciamo che oggi giustamente curano più l'aspetto fisico, l'aspetto atletico, lo curano molto di più di quello che facevamo noi. Noi facevamo una buona preparazione, però non eravamo proprio così... Loro sono rigidi. Beh, ma perché hanno capito, come lo capivamo noi, che era importante la preparazione atletica, la respirazione, la muscolatura, tutto un discorso mentale proprio, e uno si sente forte quando poi sta bene fisicamente, rende sicuramente tanto. Ecco, rispetto a noi, io credo che noi avevamo un po' più di mestiere con i cavalli, e invece loro hanno più preparazione atletica rispetto a quella che avevamo noi. Andrea, avere un... il padre che si compiazza è un vantaggio o uno svantaggio? Sicuramente. La domanda che ho fatto a Lanfranco Dettori, che ho fatto a Vincenzo Mezzatesta. Sicuramente è stato un vantaggio, perché comunque arrivi dentro al mondo del palio, che a differenza di altri colleghi sai già bene o male come funzionano tante cose, e dal punto di vista tecnico mi reputo, condivido quello che ha detto Dario, mi reputo fra i fortunati che ha avuto la possibilità di avere delle buone basi di un mestiere a casa, perché bene o male io monto a cavallo da quando sono bambino, a 10 anni, e andavo a galoppare i cavalli in pista a sella a Firenze con babbo, facevamo i canter a coppia, quindi sono diversi anni che monto a cavallo, e dal punto di vista del mestiere per me è stata una fortuna, perché un conto è iniziare a 18 anni a montare a cavallo come lavoro, e un conto è aver avuto 10 anni di basi precedenti. Te che sei un tecnico che studi tutto, almeno così facevi quando correvi le regolari, guardavi, eri molto culato, hai portato questa culatezza anche nel palio?
Sì, perché ora dipende da che domande mi fai. Però mi piace non sottovalutare niente. E ti dico che nel palio, rispetto alle regolari, è un pochino più difficile fare delle valutazioni oggettive per quanto riguarda soprattutto i cavalli. E molte volte ti portano magari a fare anche delle scelte che non sono quelle giuste. Lo sai che il terzo blocco è dedicato alla tecnica di paga, no? Così il Masoni come opinionista. La vediamo insieme la partenza di quattro pali, tre del 2018 e quello del 2019. Così possiamo vedere e riapprezzare a confronto in una maniera così visiva le quattro partenze. Andrea, te sei coinvolto, avvelenato da una parte, ma coinvolto poi. Cosa c'è da dire di queste partenze che tra poco stiamo vedendo? La tua chiave di riflessione, poi ti faccio alcune considerazioni io. Ora, così io tutte e quattro non sono bravo come te, che ti ho seguito, che le metti quattro insieme. Io me le guardo una per volta di solito. Perché siete abituati a vedere una per volta, poi quando hai visto la prima, quando guardi la seconda ti sei scordato la prima. Invece così non... abbiamo 5 secondi di memoria. Così non le puoi scordare. In linea di massima, i cavalli che arrivano nei primi 3 o 4 a San Martino sono sempre quelli che poi alla fine vincono il palio. Rispetto però alle partenze di Dario, si può dire che c'è molto più compattezza al primo San Martino di quando correva Dario, dove ti lasciavano al palo, giusto Dario? Sì. E quindi arrivavano sfilacciati. È più difficile vedere mosse come quelle degli anni 90, come ha detto lui proprio all'inizio della trasmissione. Quando te guardi il palio tuo di agosto, cioè il palio 2019, quindi, e ti rendi conto che da dove passi, senza dire in ora corsa. Il palio del agosto 2019 e passi agosto 2019 non c'è, sono tutti dritti. Agosto, il tuo è ottobre sotto, no? Sì, ma agosto, tu hai detto agosto, scusa, 19, agosto 18, scusa. sono occhiali la vecchiaia, sono tutti allineati. Quello poi in particolar modo è stato un palio dove c'erano tanti cavalli svelti e tanti cavalli fermi immobili al canape, quindi anche per la rincorsa entrare si crea un muro, Lì dove ti trovi in base alla posizione che ti è toccata e dove vai. Quindi mi hai chiesto la statistica della rincorsa al 2000 è condizionata dal fatto che l'addestramento è top. Sicuramente. Se Dario c'ha la pista a casa, Mosciano e Monticiano a destra, no, è chiaro che le partenze saranno sempre più compatte e molto meno sfilacciate. E quindi la rincorsa gioco forza, o trovi traiettorie Porto Alabe che ti lasciano un'autostrada all'interno, se no non puoi. Non passi. No, Dario. È dura, sì. Devi avere dura. Proprio un cavallo molto, molto, molto arrivi veloce. Tutto all'esterno, ma molto probabilmente o si cade, perché se arrivi tutto all'esterno e forzi per poi non fare niente, perché poi non ti fanno mai passare, è inevitabile che o giri ultimo oppure vai a battere da qualche parte. Vediamo anche dei quattro pali il primo giro, quindi fermi anche qui dalla partenza fino al primo giro, ti dai una chiara dimensione. Andrea, bisogna che tu faccia il telecronista oggi, perché sei te che sei coinvolto in questo caso ottobre 2018 soprattutto. Che impressioni hai dei quattro primi giri? Ma allora, il palio di questi quattro pali, il palio di ottobre e quello di agosto, sono più simili come dinamica, perché arrivano più cavalli insieme al primo San Martino rispetto a quello di luglio 19 e 18, dove magari il gruppo si è già un po' sgranato, perché alla fine i cavalli avevano magari valori differenti. Resta il fatto che luglio e luglio, come possiamo vedere dalle immagini, sono i due pali più veloci, almeno i due pali dove il primo giro era più veloce. Sì. Abbiamo visto, quindi insomma, chi è andato davanti era difficile recuperare, no? Sono anche i due pali però dove chi ha girato in testa ci è rimasto fino alla fine, a differenza che a ottobre e a luglio del 19, dove ha vinto non chi ha girato il primo San Martino davanti. Questo dipende anche dalla frazione con la quale il cavallo fa il primo giro, il secondo giro e poi di quello conseguenza... che succede nel mezzo tra il primo e poi chi vince. Altrimenti, però, le frazioni che ha fatto in questo caso la vittoria del drago è significativa. Vediamo anche il secondo giro, Leonardo, così anche qui possiamo vedere che per battere il drago a luglio del 2018 ci voleva non so che cavallo, forse Panenzio, Rimini, Topolone tutti insieme a darsi la staffetta per batterlo, che guardate anche fermando il punto preciso di tutti e quattro, quando guardiamo poi il secondo giro, luglio 2018 è devastante, proprio visto che con Dario fuori onda si parlava di cronometro, di velocità e quant'altro,
quello che ha fatto lui in questi due giri, come possiamo vedere il secondo giro, anche preso da solo, è ugualmente più veloce, seguito dal luglio 2019. Quindi i due pali di luglio sono i due primi e secondo giro nettamente più svelti del tuo Andrea che hai vinto, e quello della Lupa, quindi di agosto e di ottobre. Questo è il secondo giro, poi vediamo anche il terzo e poi vediamo tutto il palio insieme nella complessità, così ci facciamo un'idea anche di quell'altro. Andrea, parlando sempre del drago, col primo e secondo giro, anche facendo un terzo giro un filino più piano, il drago non può mai perdere. Se pigli qualsiasi frazione più svelta delle altre e le metti insieme come se fosse una staffetta, il drago non lo batti. No, in quel palio lì, quel cavallo lì, per come gli è venuta la dinamica, partendo in quel modo non poteva mai. Anche perché è sempre spinta, è sempre veloce, è sempre al top. Lei se Reborex, ma che anche questo terzo giro non è lontano dal terzo giro di agosto, dove è più svelto, lo vedete tutti che il giro di agosto 2018 della Lupa è più svelto, però non è lontano, quindi si può pensare che il drago era imbattibile, fuori categoria, non c'era verso di batterlo da dietro in nessun modo con quelle tre. La giraffa invece, insomma, più maleabile. La lupa un bel terzo giro, diciamo così, e poi Remorex sa leggere e scrivere, quindi queste sono la lettura sezionando i quattro giri di questo palio, come possiamo vedere dal fermo immagine. Te li blocchi quando il primo arriva sul colonnino e gli altri li vedi per forza dove sono. Vediamo anche per Cadò tutte e quattro insieme, Andrea, e dici dov'è che hai fatto una magata e dov'è che invece, riguardandolo tutto insieme, secondo te hai fatto un'ingenuità. Lo rivediamo soprattutto con l'ottobre. Sul palio che ho vinto ti riferisci? Certo, sul palio che ho vinto. Ti voglio bene oggi, dai. Visto che ti ho visto piccolino, ti voglio bene. Dove l'hai vinto e dove eventualmente l'hai perso? Cioè, dove potevi vincere? E dove, guarda, qui alla fonte già mi ero messo in testa di fare quella traiettoria che poi sono andato a cercare anche dopo, e ho trovato la civetta che aveva un parziale molto più svelto del mio e quindi mi ha chiuso e non ce l'ho fatta sfondare, se no già dal primo San Martino mi sarei trovato più avanti. E sicuramente penso che la manovra che poi mi ha fatto vincere il palio è stata questa, a questo San Martino qui, dove vedo che in basso non ho spazio e cerco di alzarmi il più possibile cercando di sfruttare l'uscita di curva del cavallo e uscire interno a tutti. Da qui in poi io già dall'inizio del secondo giro avevo sentito il cavallo che ci aveva il motore sotto per reagire in un certo modo, e quindi ho cercato di sfruttare il momento per trovare più strada libera. Cambia azione Remorex quando fa le curve, passa da azione, fa tutto da solo da quel punto di vista, addirittura sì, da sinistra a destra, sì. Ma quando arrivi a correre lì dentro, intanto un po' la velocità gli aiuta a cambiare azione, poi c'è quello che cambia prima e quello che cambia dopo, li devi aiutare, ma sinceramente, perlomeno parlo per me, è difficile stare a pensare a far cambiare azione al cavallo nel momento giusto. Lì, come abbiamo detto prima, vai più di istinto che di ragionamento. E Dario, come possiamo vedere a tutto il palio, drago nei tre giri devastante, ha dato 4-5 tempi di galoppo, a parte lo scosso, vabbè, quello non fa testo, ma agli altri due pali è un grande cavallo, sì. Dario, anche tu, il palio c'era una differenza tra il palio di luglio e il palio di agosto? Come, scusa? Io sostengo che agosto vanno più forte che a luglio. No, io, vedendo i filmati. Sinceramente questo non te lo so dire, però d'agosto, ma gli stessi cavalli che hai visto? In generale. Come cronometro, come qualità. I tempi di agosto sono più alti rispetto ai tempi, la qualità della piazza. Generalmente quando agosto uno vince combattendo cavalli che magari poi vincono il palio. Quindi questo non l'ho mai notato, che vanno no. E riesci a casa avendo la piazza, insomma la riproduzione della piazza, sì, a presentare sempre cavalli addestrati? Sì. Anche le prime volte che le porto in piazza, i cavalli, proprio la prima volta che le porto a fare le prove di notte, che me le accettano, si vede proprio la differenza tra altri cavalli e i miei. Il vuoto e il pieno della piazza crea problemi ai cavalli? Perché voi lavorate in spazi ampi, è come quando un bimbo gioca a palestra o gioca al palazzetto. Vista lì da me la piazza, che è uguale, vista lì da me la piazza non è quella di Siena, nel senso, con i palazzi è tutto un discorso diverso.
Però i metri sono quelli, le traiettorie che devi fare sono quelle, selettiva, insomma, è come la piazza. Io mi ricordo quando facevo il palio, Andrea è qui, potrebbe dirmi se sbaglio, indovino, già con le persone sedute sopra allo steccato, tra la tratta e le prove, che la gente sta in terra e seduta sullo steccato, ti chiude ancora la visuale, è ancora tutto più stretto. Cioè basta mettere una persona sopra un muro di persone sopra lo steccato, è già tutto più cambia stretto. Proprio la visuale, cambia rispetto tutto rispetto al giorno prima, pista al giorno della tratta identica. Quindi hai una visione di traiettoria diversa? Certo, avete una certo, prospettiva diversa? Certo, già con infatti non ce l'ho mai fatta, però perché poi vabbè, è parecchio che ho smesso di montare, se no l'idea mia sarebbe stata al posto dello steccato farci proprio una siepe alta, tipo come le persone che stanno in piazza, proprio per chiudere, per prendere proprio la visione di come potrebbe essere il giorno del palio. Cioè, sarebbe stato, invece sono rimasto con gli steccati. Poi Dario, come così. Preparatore di cavalli, quanti pali hai corso? Come preparatore io ne ho corsi diversi, ma non l'ho vinto uno. Due o tre pali Leo Lui, Nicolas, Smeraldo, ce ne ho avuti diversi di cavalli, però vincitori no. Perché? Vincitori no. Perché a volte capita, per esempio Leo Lui fece due pali due volte di rincorsa. Nicolas De Pedra Ulp una volta nono, una volta di rincorsa. Poi Smeraldo pure, insomma, i fattori insomma sono tanti, però cavalli buoni secondo me che potevano vincere il palio e vabbè, comunque il palio è palio, sei primo e sei decimo, cambia tanto. L'ultima cosa che facciamo vedere è l'arrivo, Leonardo, dalla regia, se hai l'arrivo dei quattro pali, tre del 2018 e uno del 2019, che mi consente di dire, Dario, prima vuoi per mille ragioni alzavate il nervo tranquillamente, ma il secondo addirittura si vede alcune volte vi rispettava, non andava all'attacco fin sul palo, verrebbe da dire. È vero. Ora invece spingono come dannati fino a fondo. Ci credo. Come se, 2007, 2013, 2019, sì, senza sì, mettere... Sì. No, è vero. Comunque quelle due volte che io ho alzato il nervo sicuramente c'avevo la convinzione e la sicurezza di aver vinto il palio, se no non l'avrei alzato. Perché sentivo sotto insomma che la corsa era vinta, ecco. Anche se quell'altri forzavano avrei vinto uguale, perché con Del Forzong specialmente c'avevo ancora tre giri d'autonomia proprio, ecco, anche con Re Artù ero arrivato, ma il cavallino insomma arrivava in fondo bene, quell'altri erano, c'avevo la matematica certezza di aver vinto, se no non avrei fatto dopo il casato l'alzata. Io a questa domanda non posso rispondere perché diciamo, cosa abbiamo? La pubblicità. Pubblicità. Torniamo a 245 Sfumature di Palio con Dario Colagé e Andrea Coghe. Hai fatto dei nomi dei cavalli, no, Dario? E allora, se Leonardo è pronto dalla regia, vediamo insieme la grafica del Bufera, quindi i cavalli che hai montato, diciamo così. Questi sono le tue performance, direbbero così gli inglesi, in piazza. Quindi si vede quelli che hai montato, le tue vittorie, Bifera, Re Artù e Del Forzong. Con chi di questi cavalli pensavi di poter essere competitivo e non lo sei stato? E con chi invece pensavi di essere un outsider e magari hai fatto un super palio? Allora, a parte questi che ho vinto, ma credevo di essere competitivo nel palio della giraffa con Naomi. E purtroppo ho avuto la sfortuna di, a parte l'infortunio della sera prima, ma quella era una cavalla che l'avevo studiata, una cavalla che aveva un'esperienza giusta, perché era il terzo o il quarto palio che lei correva. E era una cavalla che anche in provincia, se partiva in testa, vinceva. Se partiva dietro, era più facile, arrivava quarta o quinta, una cavallina di testa. Dunque, secondo me era matura, stava buona al canape, io partivo anche bene. E praticamente era un palio che avrei voluto correre da dentro i canapi e invece la fortuna è stata andare di rincorsa. Comunque sono girato primo a San Martino, dunque lì credevo di vincere il palio, di poterlo vincere con quella cavallina. Il Bufera o Bastiara a partire? Silvano pure è stato un grande partitore,
sai, so paragoni che si fanno male, perché poi è 30 anni che dite chi è più veloce. Bisogna anche vedere i cavalli che uno monta. Comunque Silvano è una persona molto intelligente e le sue doti l'ha sempre sfruttate. Lui in partenza non regalava niente a nessuno. Diciamo che lui si era specializzato come me più sulla partenza che per il resto del tracciato. Ma perché? Perché quando uno parte primo può anche vincere il palio, quando uno parte sempre male è difficile che lo vinca, tutto qua. Dunque lui ha capito che una dote sua era quella della partenza e l'ha sfruttata fino in fondo, e magari è quella cosa che gli ha fatto fare più pali di quelli che poteva fare, cioè, come io pure, era una dote che c'avevo, però magari ecco il fatto di essere partente. E qualche volta qualche contrada mi ha detto: ma su questo cavallo, se però ci monta Dario, magari possiamo fare qualche cosa in più in partenza. E magari sono quelle cose che ti mandano avanti nella carriera, no? Sono quegli eventi che... Qui bisogna che tu intervenga te, Franco, però, perché sta dicendo che in pratica i capitani di prima andavano a cercare anche il Fantino in base al cavallo che avevano. Cioè Ronaldo terzino non lo fanno giocare, fanno giocare Ronaldo punta, terzino preferisco far giocare Marcello, che non ha il nome di Ronaldo, però non è Ronaldo. Terzino gioca meglio Marcello. Allora, prima te lo chiedo. Prima i cavalli che vincevano rimanevano nel giro e tornavano a fare anche altri pali. Oggi c'è un po' questo aspetto che io non condivido: il cavallo che vince, questo è troppo bravo, troppo buono, a casa. Conseguentemente a ogni pali c'è da ambientarsi il cavallo a pali. Per cui significa... Con meno scelta, perché... Esatto. Scusate, gli angolari bisogna meno di più sangue inglesi, o sbaglio, numericamente. Significa che i capitani puntano più sulla monta che sulla nasi del cavallo. Indipendentemente dalla peculiarità del cavallo, allora, esatto. Perché lui sta dicendo: ma ho fatto più carriera perché mi hanno sempre reputato partitore, giusto Dario? Più carriera no, però in qualche occasione, anche se non ci sono andato a montarlo, però qualche contrada mi avrebbe voluto, perché c'aveva il cavallo un po' difficoltoso in partenza, e allora mi dicevano: Dario, se te vieni con questo cavallo che è un grande motore, però effettivamente io adesso non lo so nemmeno io il perché. Comunque di tutti i cavalli che ho montato io l'addormentavo proprio nel canapo, proprio bravi, buoni, al canapo, fermi, veramente riguardando tutte le cose è una cosa che me la dico da solo, però non lo so nemmeno io il perché, gli trasmettevo quella tranquillità che i cavalli proprio la prendevano e si comportavano nella maniera giusta. Alle mani non sono un dettaglio le Fantini, eh? Come? Le mani, la sensibilità. Io, è una cosa documentabile, perché se la riguardiamo tra le prove e tutto, però ecco, a me tutti i cavalli mi stavano bravi, mi stavano buoni al canapo. Vediamo i cavalli che ha montato Andrea, così almeno cerchiamo di capire anche nella grafica, nei numeri, questi sono le tue monte. Quello più adatto a te, Andrea, secondo te, prima del palio, che idea avresti avuto? Quello più adatto a me in che senso? La tua peculiarità, avrai una peculiarità, cioè, se devo mettere un cavallo da spingere Branca non lo metto su, se devo mettere un cavallo in testa metto volentieri Vargiu, se c'ho un attendista metto si fa male a fare una valutazione così, nel senso, sicuramente quando hai un cavallo che parte e che sai che è un cavallo che è partente ti dà più possibilità di essere fra i là davanti già da subito e di lottarti il palio in maniera diversa. Di quelli che ho montato ero molto contento al debutto di montare un cavallo come solo 2-2, perché comunque era un cavallino svelto, infatti sono riuscito a partirci davanti. Diciamo che gli altri che ho montato, Remorex compreso, in quei pali lì non erano sicuramente fra i più veloci, quindi la partenza non è stata una delle cose, delle doti che è venuta fuori. Cioè, sì, lo sapevo, però nel senso quello ci avevo e con quello dovevo fare, e magari cercavo di puntare più sulle traiettorie o su un tipo di palio magari da dietro, ecco, come poi ho fatto con Remorex, come ho cercato di fare con Quasimodo, che non era sicuramente uno dei cavalli migliori, non era sicuramente uno dei più svelti, però cercato di sfruttare le traiettorie. Quando non hai la partenza devi sfruttare le traiettorie, perché se parti male giri largo non vinci mai. Vediamo di capire anche qualcosa di più del palio vinto, Andrea, e quindi con praticamente cercando di mettere a fuoco alcuni punti di questo. Questa è la prima, diciamo, fermo immagine
che presa da Canale 3 offre la curva che ti permette di essere subito diritto per fare quella traiettoria. La pensavi così? Sì, l'ho pensata proprio in quel modo e l'ho pensata la mattina della provaccia, dove ormai non provi più, non fai più niente, perlomeno nel palio di oggi è difficile che la mattina della provaccia ti metti anche solo a galoppare, la maggior parte delle volte trotti. A me mi avevano dato carta bianca nella Tartuca, non mi avevano dato direttive particolari, avevo bisogno di sentirmi il cavallo al San Martino e ho provato a entrare al primo San Martino la mattina della provaccia in un certo modo, perché volevo capire dove usciva il cavallo in uscita di curva. Quindi ho captato il punto, cioè senza parlarci, ho captato il punto che te hai pensato. Sì. Questa qua, ed è stata una delle mosse vincenti, diciamo così. No, sicuramente è stata la mossa vincente. Questa si può dire, sposiamo questa mossa. Vediamo anche la foto 2. Quindi questa è la mossa vincente, secondo Andrea Koghe, del palio di Remorex vinto. Questa è la palio 2. In quell'uscita poi sei già in pratica in linea con la testa della corsa. Sì. Lo puoi passare tranquillamente già qui. No, qui lo stavo iniziando a passare e mi sono reso conto che la giraffa mi guardava in quel momento quando lo passavo, e penso anche lui si fosse reso conto che non poteva fare niente per non farmi passare. L'errore che avrebbe dovuto fare per non farti passare? Non poteva, cambiare traiettoria? Non poteva fare niente, andavo più forte di lui. Quando vai più forte e sei appaiato non... Era già troppo tardi. Era troppo tardi. Cioè, no, perché anche questa, come vediamo, quanti sono? 70 metri, 50 metri, quanti sono? No, da dove eri prima in curva a qui? Forse 50 metri. Forse 50 metri, no? Dario, voi avete montato, io. Sì, sì. Ma da occhio. Lì è la forza centrifuga, cioè 40. Tu quello che devi fare lo fai, perlomeno io penso così, lo devi fare prima, perché lì ormai. I giochi sono fatti. Di quella traiettoria i giochi sono fatti. In uscita di curva ormai è difficile che puoi cambiare traiettoria, la puoi cambiare da qui, da questa foto in poi. Quindi per intenderci, il palio di Harry che va a chiudere quelli davanti perché ha paura di Tittia. Lo fai dopo la chiusura, ok. Vediamo anche la foto numero 3 che ci mostra la terza, in questo caso la terza sequenza. Qui è il ormai sei avanti e scegli la traiettoria. Prima andando verso l'esterno, siete molto vicini questi quattro cavalli, sì. E poi non l'hai imposti proprio vicino al colonnino, l'avevi pensata così? Sì, perché continuavo a pensare di fargli fare la traiettoria un po' come l'avevo immaginata a San Martino, cercando di stondargli il più possibile la curva per non rompergli l'azione e lasciarlo galoppare. Non avevi paura che però quell'altro ti potesse prendere l'interno? Qua sentivo di avere troppo... No, perché se io continuavo ad alzarmi così, io in fondo l'errore che ti ho detto prima è stato quello di nerbare e non guidare, perché se io avessi continuato a guidare avrei fatto la curva più stondata e sarei uscito, la traiettoria suggerisce, esatto, sarei uscito molto più interno rispetto a una traiettoria che fa il cavallo da solo. Tendenzialmente il cavallo tende, quando cambia azione, a scendere di quel metro e mezzo, che però ti fa uscire largo in uscita, sì. Un tempo di galoppo dopo giravi, sì, sì. Invece lui ha piegato prima. Però andavo troppo più forte di loro e mi sono reso conto di avere troppo più motore di loro per... Qui c'era lo spazio, volendo, per qualcuno di infilarsi dentro, ma non avevano motore per infilarsi. Però io te l'ho messo vicino, ho fatto il tondo per vedere le distanze, sì. No? Le distanze dei cavalli. Certo, avere l'avversario che ha il collo all'esterno del tuo posteriore è un bel vantaggio, che lui deve fermare e andare dentro. Certo. E dove là non ce l'ha lo spazio tecnico per andare di dentro, non ci può andare. Quindi, ok. Ecco, considerazione di Remorex e della Tartuca? Quando sono arrivato, sicuramente la considerazione nei confronti di Remorex era molto... le aspettative erano basse. Era considerato in quel lotto lì uno degli ultimi cavalli. Io però, riguardandomi le tratte che aveva fatto, ce n'era stata una in particolare che mi aveva riempito molto l'occhio, perché era al primo posto e io ero di rincorsa con Lauretta mia, che so qual è il valore di quella cavalla lì, e abbiamo fatto tre giri a spingere. Io dalla rincorsa ero riuscito a girare secondo, ma non sono mai riuscito per tre giri a passare Remorex, quindi nella mia testa Remorex camminava, non era poi così male. Quarta fotografia, che qui abbiamo cercato di focalizzare ancora un punto della tua vittoria, e qui allora, quello secondo, come si può già vedere, ha già cambiato azione, quindi da lì curvare penso sia super difficile, ed è chiaro che ormai è scivolato, no? Si vede da come incrocia le zampe. E però la domanda che uno può fare: Andrea, azzardo
o rischio calcolato? Manca la terza opzione. Mettila. Cazzata. Questo lo devi dire te, lo porto regolamenti seduto a poltrona. Come ha allora, detto Dario prima, non è una... Ipotizzando che la tua... Vabbè, io accetto, condivido quello che dici, però anche se non l'approvo. Ma tra le due è più un azzardo o più un rischio calcolato? Se lo facesse un altro, cosa avresti detto? Dalla poltrona, quindi non sai cosa pensa, eh? Sei a freddo. Che dici? C'è canto con la G, quindi non è che c'è uno... Sicuramente è un azzardo. Azzardo. Guarda come si è messo con la traiettoria di curva e come farebbero la VAR. Il rigo nero è l'asse di dove sei te rispetto al cavallo. È chiaro che il colonnino è la logica conseguenza. Lì potevi, secondo i fantini, quelli bravi, quelli che... invece che nel mare, aggiustarlo con quello, accorciando le... È quello che ti ho detto. Se guidava non avrebbe battuto. Io quando, nella foto precedente, dove ero in linea con la giraffa, mettiti nei panni di uno che arriva a correre il terzo palio dopo averne fatti due a piedi, secondo la mia testa, ingiustamente, arrivi al secondo giro, all'inizio del, cioè a metà del secondo giro, e ti trovi davanti e dici: sto vincendo il palio di Siena. Infatti. E lì è venuta fuori. Chi hai pensato? Io che si pensa allora? Certo. Bene, andiamo avanti con le immagini, con la foto numero 5, quindi... No, io ho bisogno di voi, io, però lo vedi, anche la traiettoria è quella, la riga nera che te fai, è chiaro che strusci il colonnino, quello dietro, come abbiamo visto nella foto precedente, non poteva curvare nemmeno, no. Era praticamente impossibile perché era tutto spostato nell'asse e in più era scivolato, a quel punto a maggior ragione se fai la curva normale non perdi da nessuno, no Andrea? E anche il Nicchio l'ha presa male? Sì, il Nicchio è troppo, basso, anche, se, ma guarda... sono identiche le traiettorie, no, sei costretto a arrotondare il Nicchio, no? No? Giusto Andrea? Sì. No, anche il Nicchio. E condivido il fatto che se riesco a rimanere a cavallo non... Vinci 100 metri? Sì, per come andava il cavallo sì. Sì. Vediamo se c'è anche l'ultima foto, la foto 6, quindi l'uscita di curva l'abbiamo visto. Questo è, ci volevo scrivere meno male Andrea, però certamente l'ultima foto... del cavallo che vince regala comunque la vittoria e sarà ricordato. Speriamo di fare come Dario di vincerne altri alzando il nerbo. Quindi datti un voto e Dario dai un giudizio su questo palio che abbiamo visto in maniera proprio su questo palio o su lui? Andrea, sul palio relativo a Andrea. Sul palio di Andrea non posso dire niente perché sono errori che si fanno, specialmente quando uno è il secondo o il terzo palio, cioè a Siena adesso uno per forza o è un big o non sei nessuno, non è vero. Tutti abbiamo avuto delle nostre esperienze, abbiamo avuto bisogno delle nostre esperienze, quelle che ti formano sono più le esperienze di quando perdi che quando vinci, dunque perché si vedono i senesi chi sono, si vede la realtà di quando ti trovi con il sedere per terra, ti trovi... Dunque io, come dico ai miei figli, posso dire Andrea, dunque gli vedi quanto gli voglio bene, la testa fa sempre la differenza. Lo so. La testa, e quando ti dico questo significa tutto. Hai fatto questa esperienza d'agosto, brutta, è un'esperienza. Io pure ci sono rimasto lì, però c'è rimasto Aceto, c'è rimasto Cianchino, ci sono rimasti tutti, Peppino, dunque tutti migliori. Anche te sei rimasto al canape, pazienza. Io mi auguro che poi le contrade ti ridiano la possibilità di farti vedere, però tu la testa ricorda e fa sempre la differenza in tutte le cose. Questo l'ho sempre sostenuto anch'io. Per come vedevo io, tu ogni volta che fai un palio non devi essere proprio il consiglio che gli posso dare io a lui come a qualsiasi altro ragazzo. Poi, 65 non devi vincere per forza, capito? Tu vai a fare un esame, devi essere promosso, poi la vittoria viene da sola. Bene, e ora c'è un po' di pubblicità, rimanete con noi, pubblicità 245 su motore di palio. Siamo già in onda, come diresti di partenza? Ovviamente lo do io il partiti all'ippodromo, quindi va bene. E Dario, oggi ci sono delle aspettative diverse, a volte superiori rispetto al pronostico del palio, e quindi si chiede al Fantino una prestazione superiore a quello che probabilmente ha il cavallo al canapo. Sei d'accordo?
D'accordo, non so, a livello di mestiere di Fantino, però so d'accordo perché il contradaiolo vorrebbe vincere sempre, questo sì, però ecco, a freddo un Fantino dovrebbe, come dicevo prima Andrea, dovrebbe perlomeno rispettare il pronostico, nel senso che se c'hai il terzo cavallo devi arrivare nei primi tre, se c'hai un quarto cavallo, ecco, deludere la contrada da un terzo cavallo, arrivi decimo, allora le cose cambiano. Però quello che vuole la contrada, è normale che il contrario vorrebbe vincere sempre. Quindi tre pali vinti da te, magari con tre cavalli non favoriti, sono di più di un altro che ne ha vinti 5 o 6 con 5 o 6 favoriti, vuol dire questo? Certo, io mi ricordo il palio di Etrusco che l'ho perso male, l'ho perso non per colpa mia, perché proprio quel giorno non dovevo vincere, però feci un grandissimo palio con Etrusco, un cavallo che ha rotto la tibia a 4-5 fantini, un cavallaccio, ci siamo caduti tutti, io due volte, però gli avevo trovato il verso e vincevo il palio. Se non c'era stato un evento a San Martino lì alla Cappella, avrei vinto il palio con Etrusco, sarebbe stato un palio che valeva 10 pali. Quello del Loco o la Tartuca? Quello della Tartuca. Tartuca. Quello della Tartuca, sì. Stanno discutendo a Siena, e anche in settimana l'ippodromo di San Rossore è stato oggetto di discussione, la mia statistica sulla mossa, che è praticamente diventato un refrain, no? Con tutti a dire ma questo due. Innanzitutto magari il prossimo anno vi facciamo vedere l'entrata alla mossa vera, reale, da dove partono i cavalli. Però resta il fatto che se vediamo la grafica della statistica della mossa, ha fatto molto impressione il 2 che non vince mai. Dario, perché il 2 il secondo posto al calo, sì, perché non vince mai? Se ha vinto solo 16 volte su 245. Poi se partiva al 2 o partiva al 4 perché si scambiava, non lo cercava, eccetera. Questa è l'entrata ufficiale alla mossa, quello che possiamo prendere dal sito. Sai, non so quello che le statistiche, adesso non ci ho mai fatto caso, che il secondo, comunque io lo vorrei sempre il secondo posto. Poi se non vince, pazienza, però vorrei sempre il secondo posto. Anche nel palio di Vipera, io non c'avevo il secondo posto, c'avevo il primo, feci lo scambio col Bruco, che poi andò via in testa, lì ho rischiato. Però il secondo posto secondo me è me, perché il primo se non sei più che sveglio, ma devi essere proprio bravo, perché se anticipi un attimino batti, se non batti loro chiudono, dunque rischi di essere incastrato tra il colonnino e i cavalli che scendono. Il secondo e il terzo sono secondo me i posti migliori. Andrea, la statistica chiesta dal 2000 troverebbe riscontro, perché di rincorsa si vince moltissime volte fino a un certo punto e poi da un certo anno in poi si vince meno. Non è perché questo anglo-arabo allineato, addestrato, con una qualità media, ha di fatto appiattito i valori dei cavalli e quindi ha alzato la differenza dei fantini? Sicuramente il lavoro fatto dal protocollo incide su questi numeri, perché alla fine credo che quando i cavalli, più che anglo-arabo o non anglo-arabo, quando i cavalli sono addestrati e viene fatto un certo tipo di percorso, sono più pronti, fanno meno confusione, tendenzialmente quelli magari più problematici al canape non vengono presi, salvo particolari eccezioni, e quindi arrivi al palio con cavalli bene o male tutti più o meno fermi, tutti più o meno pronti. Può variare la punta di velocità iniziale, ma la rincorsa trova un po' più di difficoltà a riuscire a fare le manovre come facevano negli anni 90 e magari a sfondare dall'esterno. Franco, te che ne hai vissuti molti, quindi la rincorsa prima come erano, ora si può richiamare la partenza, si scancia per non farli gli animalisti che se no si fanno male, cioè una serie di componenti, compreso il protocollo, che chiaramente rendono diversa la mossa. Ma è diventata entrata affiancata, come sì, è entrata affiancata, la mossa è valida e oggi c'è anche il protocollo della mossa, per cui significa si va a determinare la ricerca dell'allineamento, la ricerca di un proprio spazio, posizioni, un po' come si è visto un po' in questi ultimi pali di questo anno, bene o male alcuni sono rimasti al canape, per cui significa c'è il tentativo del mossiere di richiamare, di far uscire, di far rientrare tutti quelli che sono le varie necessità, però poi praticamente
non sempre è la mossa dei carabinieri, nel senso tutti bellini allineati, pronti si parte, per cui devono stare svegli. Vediamo anche le peculiarità di Dario Colagé. Vediamo un po' di fare la scheda tecnica, riassumere la vita in pali in una scheda. Caro Dario, 25 corse, quindi 25 pali, 3 vittorie. 2 luglio, coefficiente sveltezza alla mossa 2,76, leggermente meno di Bastiano, sei il terzo. Scompiglio, Bastiano e Colagé sono i più svelti alla partenza. Sono sul podio loro. È sul podio. Sei passato 2 volte prima al primo San Martino, 7 volte secondo, 2 volte terzo, 2 volte quarto, 4 volte quinto e 8 volte su 25 non eri nei primi 5. Al secondo San Martino sei passato 3 volte primo, 6 volte secondo e 2 volte terzo. Al terzo San Martino 3 volte primo, 3 volte secondo e 3 volte terzo. Non hai mai vinto, sempre in testa e di rincorsa si vince, sì. Delfort Song in rimonta 1 con il record di 1,16 nella Tartuga del 94. Svelto ma non sveltissimo, ma comunque non addormentato, mi verrebbe da dire guardando la scheda, Dario. Sì, la partenza non nego, insomma è una cosa che mi è sempre venuta bene, te l'ho detto. Poi c'erano dei Fantini, quando montavo con Silvano, anche lui era uno molto pratico e è bravo anche Scompiglio, è un grande partente, lui pure parte con quasi tutti i cavalli, è svelto, ha capito, sì. Quindi ti rivedi, i numeri servono per avere uno spunto, diciamo così. La lettura dei numeri fredda non è una statistica, però ci dà gli spunti per capire com'eri. Beh, sì, io te l'ho detto, il discorso della partenza mi è sempre venuta bene, dunque poi arrivare in fondo anche, bisogna vedere anche i cavalli che uno monta, te l'ho detto prima, con quei cavalli lì che hanno vinto tanto negli anni 90 non ci ho mai montato, dunque mi sono dovuto arrabattare spesso e volentieri. Però se uno vince 3 pali e 3 volte passa primo, al secondo San Martino, al terzo San Martino, vuol dire che hai vinto senza buttar via nulla, verrebbe da dire, no? Sì, tutto sommato la carriera mia è stata molto positiva, guardando quello che ho montato posso dire di essere stato discreto come Fantino, ecco, non è un vanto, però mi sono dovuto sempre adattare a delle situazioni non facili, diciamo. Poi parecchie volte ci ho avuto la nemica di rincorsa, insomma non sempre sono rimasto 2 volte al canape, anche io 2 volte, adesso non mi ricordavo, Figaro nella Lupa con l'istrice di rincorsa, vabbè, e con Brento non c'era la nemica, comunque un errore mio di valutazione, dunque sono tanti gli eventi che ti portano. Comunque in partenza me la giocavo con tutti, ero sicuro di me stesso e trasmettevo ai cavalli quello che volevo fare io. Qualche schiaffo l'hai preso? Perché qualcuno qui dentro ha detto nelle prime puntate, io non ho mai preso uno schiaffo di quelli della New Generation, di io quelli nuovi. No, io l'ho preso. Sì e te no, al contrario, mai. Siete invertiti. Mai, non ho mai preso uno schiaffo. Mai? Mai. Fortunato. Mai, no, anche se c'è stata qualche situazione, però le cose che vanno dette vanno dette, non c'è stato mai, c'è stato un po' di movimento di parapiglia nel palio della Lupa di Careca, ma nessuno si è mai azzardato a dirmi qualcosa. Andrea, c'è stato un attimino di, ma niente di che. Andrea, vediamo anche le tue peculiarità, così almeno capiamo anche, ovviamente hai un range diverso, si può dire, 5 pali e però... per il momento non sei mai partito in testa, al terzo San Martino Remorex era da solo, insomma. Per partire in testa significa il primo San Martino, la fonte, no, primo San Martino. Martino, okay. Primo San Martino, almeno mi sono messo a guardare 110, okay, pali con un senese accanto che mi diceva primo, secondo, e io lo sono trasmettito. No, non sapevo che intendevi per partire per primo. No, perché la partenza, se la fai troppo breve, non puoi far ingambare se non la rincorsa. La rincorsa ha bisogno, per andare in testa, di un certo percorso. Quindi io, okay, ho il primo San Martino, mi sembrava il giusto percorso per poter fare una statistica. 110 metri. Sì, comprendendo anche la rincorsa, che come abbiamo visto. Quindi, insomma, questa è la situazione. Andrea, bisogna, guardando i numeri, leggermente migliorare la partenza o no? Sicuramente sì. Bisogna lavorare. Magari montare qualche cavallo un pochino più svelto anche. Beh, questo è così.
Penso che 5 pali per fare una statistica è un pochino troppo poco rispetto a una carriera magari come quella di Dario, un po' più lunga. Sicuramente è un dato di fatto, nel senso non è che mi vergogno, mi serve anche da stimolo. Nei pali che ho corso, l'unica volta però tre volte su 5 eri nei primi 5, quindi non, nemmeno malissimo, coefficiente ancora presto per poterlo ovviamente quindi coefficiente svizzero. Magari ci rivediamo fra 2 o 3 anni, rifacciamo una cosa del genere, magari l'ho portato al pari di quello di Dario, altre 2 stelline magari. Io volevo chiedere al vice a Dario sulla grafica delle nemiche, che secondo te che incidenza, perché abbiamo fatto questa statistica, no? Sì. Anche qui ci siamo divertiti, abbiamo messo a confronto quanti pali hanno vinto ciascuna. Chiaramente ricordo a tutti che è a oggi, se poi nel corso erano diverse non le abbiamo prese in considerazione, ad oggi come sarebbe stato se l'Istrice Lupa, i Civetta Leocordo, Chiocciola Tartuca e quant'altro. Abbiamo visto che più o meno non ci sono grandi scompensi tra avere la nemica in piazza o no come vittorie, chiaramente poi certo, c'è più goduria probabilmente a vedere perdere quell'altra, ma questo è un discorso vecchio. Mentre è strano che la Torre su 7 pali vince sempre quando c'è una o 2 nemiche in piazza, e questa è una peculiarità. E poi abbiamo visto che tutto sommato chi non ha la nemica, il Bruco, il Drago e quant'altro, la Selva e via discorrendo, rispetto a tanti altri che invece non ce l'hanno, non c'è grandissima differenza. 21, 19, 19, insomma, Locale vince 23, il Valmontone 16, la Lupa 15, quindi non c'è grandissime differenze tra chi c'ha la nemica in piazza o chi non ce l'ha. Dario, che rapporto avevi con la nemica? Senti, io la nemica non ho mai avuto paura di correrci contro con la nemica, a me non è una cosa che mi impensieriva di correre come con la nemica in piazza, dunque rapporto zero, non la curavo in maniera particolare. Poi anche lì era il discorso, era sapere se la contrada nemica c'aveva un cavallo da corsa o meno. Per esempio vedi il discorso della Tartuca, no? Quando ho vinto la Tartuca il cavallo che mi metteva proprio paura e l'accoppiata che mi metteva paura, perché mi sembrava proprio anche il fantino adatto, era proprio quello della Chiocciola. Poi la fortuna mia è stata che la Chiocciola era di rincorsa, la fortuna mia è stata che durante il tragitto, diciamo durante la corsa, non ci sono stati grossi ostacoli e ho vinto io. Però lì un po' la curavo quella cosa lì. Vediamo il filmato 23, Leo, e poi il filmato 31, tutti e due, che questa intanto è sempre la statistica, così almeno sfatiamo anche alcune considerazioni, sempre attraverso i numeri per vedere. Ci sono grandi differenze. Il Bufera e il Trucciolo. Mi ho accomunato in questi 4 filmati, Dario, e sono le tue vittorie e la vittoria di Trucciolo per completare questo poker di vittoria. Dove c'è più Dario in questo filmato? Dove, scusa? Dove c'è più Dario? Dove c'è più la tua, rispetto al binomio che siete, no? La simbiosi cavallo-fantino. Dov'è che c'è stato più Dario? Dove... Beh, sicuramente. Sei sceso e ho detto ho montato proprio bene. Sicuramente nel nicchio. Nella Tartuca, perché c'era la nemica che l'ho parata e ho vinto. Però come rapporto con il cavallo, sicuramente nel nicchio. Con Re Artù avevo un feeling buono, veramente buono. Ho rischiato di vincerci 3 pali, non uno. E quando vinse Loga fece un grandissimo palio nel Bruco, ma veramente grande. E quello della Civetta mi si tolse il ferro a San Martino, sono caduto, però ero già in testa, stavo per passare volta a volta là. No, non ero in testa, passavo volta a volta e Salvatore nella Torre, ma erano fermi, andavo il doppio io. E dunque con questo cavallino ci ho avuto sempre un grande feeling, sì. Sicuramente questo. Questo è cadeau al Bufera e Truscio. Vediamo anche subito Andrea. No, andiamo subito a quello dopo, grazie Leonardo, così almeno poi andiamo in pubblicità. Salasso e Tempesta. Andrea, te lo facciamo rivedere, così colgo l'occasione per far vedere anche il palio di Salasso. Rivedendoti, più ti rivedi e più ti sei garbato? Fino a quando non sono caduto, sì. Vabbè, ma c'è modo e modo per vincere un palio scosso, eh? Sicuramente il fatto di essere caduto quando ero davanti da un lato mi fa girare di più le scatole, perché mi rimane a metà gola il fatto di dire ma se rimanevo a cavallo di quanto avrei vinto, e da quell'altra parte ti serve come stimolo perché sai che
sarebbe potuta cambiare magari anche qualcosa anche a livello di carriera, dal punto di vista proprio dei pali subito successivi e magari le valutazioni su di me, perché tanto è inutile nascondersi dietro un dito. Un Fantino che vince scosso ha sempre vinto un palio scosso e non l'ha vinto a cavallo. Poi c'è modo di vincere lo scosso. Se cadevo al primo San Martino da decimo, sicuramente non avevo fatto niente per vincere. Quella teoria di Andrea Giacotto detto Sceto che il palio vinto lo scosso vale 50%. Beh, è normale che lui dica così, perché c'è questa diatriba l'ho sentito che hanno fatto l'accordo, li ho seguiti. Ora vediamo come va a finire. Bene, possiamo rientrare in studio perché... Sai cosa c'è? C'è un po' di pubblicità ora. Grazie. Non tanto, per cui tranquilli. Allora, 245 sfumature di palio, oggi ha un'appendice diversa, per cui siamo andati a vedere dove Sandro Marranini lavora. No, a parte quello, è che la presenza di loro due, uno per un verso, uno per l'altro, Andrea e Dario, ci consente di chiedere, visto che arrivano in Piazza del Campo, sicuramente, ma prima parte dalla pista. Andrea, te moto concorsa, Dario, te vai a scegliere i cavalli dalla pista. Cosa danno le regolari al palio in questo caso? Qual è una finalità la pista da corsa per far vedere i cavalli da palio? Beh, certo, sicuramente delle doti si vedono subito, però ecco, premetto che intanto i cavalli adesso da diversi anni a questa parte, giustamente forse, vanno comprati con il metro. Dunque, con il metro i cavalli, a volte un cavallo che ha le doti ma non ha le misure non lo puoi comprare. Questa è la prima cosa. E poi sì, devi vedere un attimino anche il carattere del cavallo durante tutti i giorni, quando viene montato la mattina, se è un cavallo che ha un carattere cattivo, ti devi informare di tante cose. L'aspetto sanitario, insomma, che un cavallo lo devi prendere sano, integro. E poi sì, se con facilità prende la testa nella sgabbiata, se con facilità è manovrabile, cioè vai a guardare altre cose, però la cosa più importante sono le misure. Se non c'hai quella, è inutile stare a guardare il cavallo che parte primo sempre e che magari non rima, però può essere un cavallo adattissimo alla piazza anche se non vince. Deve avere delle attitudini, però la prima cosa è quella delle misure. Andrea, cosa hai portato dalle regolari in Piazza del Campo? Come Fantino dal punto di vista dei cavalli? Sicuramente montare in corsa alle regolari ti aiuta a capire meglio quando corri il palio, o comunque quando corri anche in provincia in generale, che cosa hai sotto al sedere e quando sta finendo la benzina e quando di benzina ne hai altra, e riesci a valutare magari anche gli avversari che in quel momento stanno correndo con te. E questo, l'esperienza delle regolari sicuramente serve, e sicuramente ti aiuta, perché alle regolari, avendo montato in gente, ma non è che ho fatto migliaia di corse, credo di averne fatte un centinaio, poco più, comunque sia, nel periodo in cui montavo spesso, monti tanti cavalli diversi che tu fondamentalmente non conosci, e c'hai quei 5 minuti forse che passano da quando ti mettono sopra al tondino a quando entri dentro le gabbie, per capire quello che devi capire del cavallo, di come poi dovrai andarlo a interpretare in corsa, aiutato anche dagli ordini che ti dà l'allenatore. E quindi il sapersi adattare in pochissimo tempo ad un cavallo e cercare di capire più cose possibile. Poi all'ippodromo è un po' più facile fare meno errori, anche se non hai capito bene il cavallo. Certo. Andiamo a sentire, visto che domenica scorsa Sarossore si è disputata la prima corsa internazionale degli anglo-arabi, il presidente, no? Cioè Gigi Carri, che è il presidente dell'associazione degli anglo-arabi e che è stato che ha partecipato a questa corsa, a questa manifestazione, a questa festa degli anglo-arabi. Ascoltiamo. Ecco, raccontaci un attimo il pubblico. Te lo dico dopo. Dopo te lo dico. Bene. Dopo. Sentiamo. Intervista. Presidente, gli anglo-arabi a San Rossore, un evento da ricordare, il primo evento, squilla il cellulare da tutte le parti, perché un evento così vogliono tutti partecipare. È vero, è verissimo, è da stamani il telefono bollente, squilla dalle 9, è veramente una bella occasione, devo ringraziare tutte le persone che hanno permesso di realizzare questo evento, perché come hai sottolineato te è veramente una cosa storica.
C'erano stati, diciamo, dei tentativi precedentemente di poter realizzare un evento del genere, che però purtroppo non erano andati a buon fine, e quindi questo per noi è sicuramente un gran successo. Devo dire che fino ad oggi, fino ad ora, l'evento proprio nel mondo dell'anglo-arabo è stato, secondo me, ha avuto il giusto rilievo e la giusta considerazione, perché è una cosa questa qui che attende tutto il mondo dell'anglo-arabo da almeno un paio di mesi. Cioè, veramente c'è un entusiasmo fuori dal normale, e tutti si rendono conto che veramente questo è un evento storico, e questo ve lo dico, magari oggi vedrete che correranno anche dei cavalli che magari non, diciamo, per questa categoria forse sono un po' al limite, però non hanno voluto mancare all'evento di partecipare alla corsa di San Rossore. Questo. Cosa possono dare le regolari al palio e a tutti quei pali nazionali che ci sono, che poi con l'anglo arabo, con la nuova regola, sono... Al centro c'è l'angolo arabo. Sì, sì, certo. Allora, tutto nasce dalle regolari. Questo mi sembra abbastanza evidente, perché quello è il punto di partenza, se non altro perché i cavalli anglo-arabi a 3 anni debuttano alle regolari. Quindi quello è il punto di partenza di tutto. Tutti i cavalli che partecipano a pali, che sia Siena, che sia Asti, che sia Fucecchio, Ferrara, qualsiasi palio, comunque il suo passato alle regolari l'hanno avuto. E quindi, diciamo, mi sento a maggior ragione di dire che le regolari sono il punto di partenza di tutto per il mondo dell'anglo-arabo. Poi ci sono dei cavalli che a un certo punto della loro carriera si spostano sulle corse in provincia e magari continuano a fare anche le regolari, ma sicuramente il punto di partenza di tutto sono le corse regolari. Sì, possiamo tranquillizzare i butesi, i senesi, tutti quelli che hanno un palio, che le regolari non tolgono nulla a queste manifestazioni? No, queste sono, diciamo, anche per il mondo dei pali questo è sicuramente un valore aggiunto, perché oggi qui a Pisa si attende veramente un grande arrivo di gente che frequenta il mondo dei pali, quindi persone di Buti per certo arriveranno da Asti, perché poi alla fine anche cavalli che corrono oggi sono cavalli che poi regolarmente frequentano il mondo dei pali in provincia, insomma, magari non tutti, ma diversi dei cavalli che corrono oggi a San Rossore hanno partecipato durante l'annata a vari pali, quindi per loro è sicuramente un evento in più per poter vedere all'opera cavalli che poi saranno al loro uso. Ecco. Traspare soddisfazione? Mi sembra lei particolarmente contento. Beh, insomma, è inutile negarlo, come ho detto prima, per noi è un evento storico, insomma, entriamo in un ippodromo super importante, è una vetrina molto molto importante per noi, insomma, quando uno degli obiettivi che si pone a questo consiglio direttivo è il, diciamo, deprovincializzare, se lasciatemi il termine, questo mondo, perché più ci facciamo conoscere, più prendiamo piede sugli ippodromi importanti, e meglio è. Del resto, questo ci tengo a dirlo, gli anglo-arabi in Francia hanno una giornata dove fanno un gran premio a Longchamp, e monta su Millon, montano Peslier, e quest'anno il gran premio degli anglo-arabi a Longchamp l'ha vinto Peslier. Quindi noi dalla Francia ci abbiamo solo che da imparare, e questa è la strada che vogliamo prendere. Oggi abbiamo anche 2 partecipanti che vengono appunto da là, e quindi ulteriore motivo di soddisfazione di riuscita di questa giornata, insomma, ecco. Torniamo in diretta, quindi abbiamo sentito anche il presidente Luigi Cari, è stata una bella festa, c'era molta gente, 2500 persone presenti, provenienti da quale città? Siena c'era, io non posso dire, a te mi vuoi far litigare con Siena? No. Che non posso fare i nomi delle contrade che erano presenti, no, perché no. Me l'hanno detto. Ma c'è una presenza nutrita, sinistra. Molto nutrita, hanno fatto un bel buffet, c'era l'associazione anglo-arabi, c'era chi aveva cavalli d'accordo, Gingillo, Tittia, che avevano i cavalli che partecipavano, e quindi li vedremo magari nelle prossime puntate, anche le interviste che abbiamo realizzato. Però secondo me la pista, la regolari e il palio sono, primo, perché tanti che hanno i cavalli da palio poi diventano cavalli, proprietari di cavalli puro sangue. Secondo, per il viceversa, tanti cavalli che corrono in pista poi vengono visti da Dario, che li briglia, li addestra per la piazza. Quindi è molto più vicina la pista al palio di quanto possa sembrare. Certo.
e non toglie nulla alla piazza, ma anzi dà la possibilità allo spunto per accrescere. Esatto. Poi però c'è le misure lì, posso fare cavallo adatto e adatto. No, non è che posso guardare quant'è la giuntura, se è di 20 o di 22, quello abbiate pazienza, mi sembra. No, te mi hai detto, da oltre che guardi quando vai a comprare un cavallo, ecco, le misure, prima di vedere le attitudini, se non c'ha le misure è inutile che lo vai a vedere che parte prima. Io ecco, vedo un cavallo bello poi però, se è a 22 o a 21 la pista serve per la piazza alla fine, no? Per fare delle valutazioni, insomma, compri un cavallo e vedi anche quello che ha fatto e ti rendi conto di quello che può avvenire dopo. Del rapporto, comunque, Franco, se continuiamo il nostro servizio, del rapporto tra regolari, piazza, quindi anglo-arabi e quant'altro, abbiamo chiesto anche a Messiano Muzzi, che è il vicepresidente dell'associazione, poi è uno che è allenatore, proprietario dei cavalli, anglo-arabi e puro sangue inglese, quindi chi meglio di lui può darci un quadro della situazione. Ascoltiamolo. Massimiliano Muzzi, laddove c'è un palio normalmente c'è ippica e ci sono scuderie che hanno i cavalli da corsa, sono molto più vicini gli anglo-arabi e le corse regolari di quanto uno possa pensare. Ma sì, sicuramente, io penso che il discorso sulle città, i paesi dove c'è un palio, che nasca anche comunque un amore per il cavallo e per la competizione. E quindi chiaramente poi usando in questi pali gli anglo-arabi abbiamo anche la possibilità di avvicinare nuovi appassionati al mondo dell'ippodromo e delle corse regolari, perché comunque è un passaggio credo anche fondamentale per poi creare dei buoni cavalli per i pali, cavalli che hanno fatto le loro esperienze a 3 anni e magari anche a 4 alle regolari, quindi può essere diciamo un connubio che dà spinta a entrambi i settori, ecco. Senza entrare nella tecnica di palio, però a volte il senese o comunque gli abitanti di da dove c'è una rievocazione storica, un palio, il palio di Siena, pensano che le altre competizioni, le altre manifestazioni tolgono qualcosa alla città di Siena. Te come la vedi? No, io penso che sono proprio una questione, cioè, differente. Chiaramente a un senese gli chiedete qual è il palio giustamente per lui è uno e nel massimo rispetto il palio di Siena. Quello che però gira intorno al cavallo da corsa è una cosa a 360 gradi, è diversa. È chiaro che la tradizione del palio di Siena, la storia, la città è una cosa completamente a sé stante. Il fatto che negli altri pali d'Italia comunque si usino gli anglo-arabi e di conseguenza c'è un bacino d'utenza su questo cavallo piuttosto importante, questo dà una spinta al settore anche dell'ippica, dell'anglo-arabo, che secondo me li fa, cioè, diciamo che c'è tanto da lavorare per poter allargare la platea. Si può partire dall'anglo-arabo per poi diventare anche proprietari, secondo te, di puro sangue? Allora, io sì, spero anche che possa essere una spinta per questo, soprattutto la giornata di oggi, dove tanti appassionati del cavallo anglo-arabo, che magari hanno cavalli per i pali oppure si sono avvicinati al mondo dei regolari dell'anglo-arabo, vedono cos'è, diciamo, l'ippodromo di Pisa e anche le corse di puro sangue anche ad un certo livello. Io penso che l'esempio della città dove sono nato, Siena, sia importante anche per questo. La passione per il palio è distribuita verso tutti, però il fatto che poi da Siena abbiamo avuto Fantini importantissimi, ne citiamo due, Marco Paganini e Stefano Landi, e il fatto che a Siena ci sia comunque il presidente degli allevatori italiani, ci siamo tantissimi appassionati e proprietari e allenatori più piccolini di cavalli puro sangue, non sia un caso. Cioè la passione per il cavallo da corsa dove c'è il palio nasce, quindi probabilmente sono delle piccole leve che possono aiutare tutte, anche il settore dell'ippica del puro sangue, chiaramente primario. Vero. D'accordo siete? Perfettamente d'accordo. Dario. Bravo. Vero. Vero, vero. Siena, il cavallo è il simbolo, perché io so 40 anni che frequento Siena e proprio i cavalli che sono girati nel senese, c'è gente proprio appassionata, me la ricordo 40 anni fa e sono tuttora sulla breccia, proprio vera passione per il cavallo, sì. Andrea, condividi quello che hanno detto Carli e Massimiliano Muzzi? Assolutamente. Quindi servono le regolari? Le regolari servono le regolari. Secondo me il discorso che ha fatto Massimiliano sulla complementarità dei due settori è un discorso molto intelligente. Arrivare ad avere sempre più proprietari che magari si appassionano all'ippodromo, magari c'è il periodo che il proprietario di mezzo sangue si appassiona e compra un puro, nel momento in cui magari il suo mezzo sangue non sta avendo risultati o non corre,
coltiva e continua a mantenere la passione per, comunque per il cavallo, e poi riarriverà. Questo va bene, compra poi Maggio Santo. Esatto. Intercambiabilità. È una cosa, uno scambio che dovrebbe far bene a tutti e due. Esatto. L'ultima intervista prima della pubblicità, Vittorio Vannini, che è sempre presente a San Rossore, visto che è appassionato di ipica, ma anche di palio, angloarabi e puro sangue. Sentiamo cosa ci ha detto. Gli angloarabi e San Rossore, sbocco, necessità, opportunità, come li vedi? Secondo me è un'opportunità per tutto il meccanismo e per tutto il sistema dell'anglo-arabo, anche diciamo un po' quello paliesco, perché comunque sia prima ci sono le regolari, no? Prima è così, normalmente anche cavalli a 3 anni, prima si guarda anche per poi per la provincia, i cavalli vanno bene in ippodromo a 3 anni. E sicuramente un posto come Pisa, un ippodromo come Pisa, con la storia che ha Pisa e con quello che riesce a fare Pisa anche in un momento storico per l'ippica difficile, che abbia aperto questo portone, che non è una porta, per me è proprio un portone per l'anglo-arabo, è un'occasione da sfruttare secondo me. Siena capisce questo portone aperto o vede le regolari e le aperture varie come un concorrente tra virgolette? Secondo me, vedendo i partenti e vedendo, sapendo, via, perché tanto a Siena si sa, oggi credo ci sia un buon numero di persone, tante persone che anche magari non vengano abitualmente a San Rossore, come magari invece magari posso fare io per puro sangue, e mi hanno chiesto da dove passo, strada più veloce, dove parcheggiare, piccole cose, no? Che magari anche per uno nuovo che è, sicuramente oggi verrà anche tanta gente che forse a San Rossore non c'è nemmeno mai venuta. Ecco. Il passo anglo-arabo puro sangue inglese è più vicino di quello che l'ippica normalmente pensa? Io penso di sì, cioè nel senso abbiamo delle GR dove in passato comunque degli anglo-arabi hanno corso con cavalli puro sangue e a volte non li sono andati troppo lontano. Mi ricordo di un Ribelle quarto qui, un Vanadio sesto in una GR qualitativa anche a livello di puro sangue. Quindi aggiungiamo anche Fantini di Palio che corrono in GR, anche questo è un dato di fatto. Esatto, perché comunque sia, secondo me, questo è secondo solo Vannini Vittorio, prima un Fantino deve sapere e avere il senso dell'andatura e della corsa, poi può anche fare il Fantino del Palio. Però il Palio non è ippica, l'ho sempre detto così a Siena. Il Palio non è ippica fino a un certo punto, cioè nel senso il palio non è ippica perché dietro al palio ci sono movimenti e ragionamenti e situazioni che le contrade e politicamente fanno, i fantini politicamente fanno, che nell'ippica non succede, non è odierno comunque. E però si parla di cavalli, si parla di corse di cavalli comunque, e quindi quando poi un fantino deve montare anche un 3 giri in piazza del campo, se ha il senso dell'andatura, se ha la capacità di sentire che cosa ha sotto, sicuramente viene secondo me prima una scuola ippica. E quindi 245 sfumature di palio, per quello che hai detto all'ultimo, hanno un senso. Per me sì, ma io lo dissi da subito, da che seppi dell'idea, 245 sfumature di palio, e a me mi era piaciuta molto e ero molto curioso. La prima puntata mi ricordo ero curioso e volevo guardarla in tutti i modi per vedere com'è. E a me personalmente, che piacciono i numeri, secondo me i numeri non sono aria fritta ma sono concretezza, a me è piaciuta molto e so anche di tanti senesi che possono averla presa inizialmente con un occhio un po' bigottolo, dico io, cioè con quello che dice no, beh, cosa c'entra, e invece poi però ascoltando e cercando di imparare anche da quei numeri che hanno una rivalenza, cioè hanno un senso, no? Non è che sono numeri buttati là a caso, secondo me sta piacendo molto. Bene. Quello che ha detto Andrea, poi ha detto anche il Vannini, il senso, sì, dell'andatura, la competizione, no Dario, il fatto che si piglia cavalli dalla Pisa e si portano al palio, quindi c'è una sinergia notevole. Sì, credo di sì, per quanto riguarda conoscere il cavallo che uno monta, più ne monti e più si trasforma questo senso, no? Però secondo me è anche importante correre proprio. Quello che ho detto a inizio trasmissione, quando dicevo che noi prima da ragazzi nel viterbese, nel romano, facevamo batterie semifinali.
finale il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, ogni patrono, feste sulla sfa. È proprio il rapporto tra cioè correre anche il palio, che è una corsa che come pressione ce n'è parecchia, è proprio uno la dovrebbe fare come vivere come se non fosse niente. E se uno non corre mai, quando corri una corsa come il Palio di Siena, è come se c'hai un macigno sulla testa enorme che t'ammazza. Normalizzata. Bravo, che va talmente normalizzata che monta a cavallo in piazza dove deve essere quasi normale. Ecco, il fatto di montare parecchie corse... Io non condivido questo. No, montare parecchie volte in corsa... No. Non senti la pressione, ma fai finire lui. No, secondo me montare parecchio in corsa diventa come una consuetudine, no? Anche montare in piazza, cioè non ci deve essere chi non monta mai e poi una volta che monti, specialmente in piazza, senti questa. Invece quando uno fa con una certa regolarità o a Monteroni o che sia Monticiano o Pisa o Livorno o Grosseto, è una cosa che la fai spesso e ti viene meglio. Condivido l'idea che sarebbe giusto avere possibilità di correre di più, perché alla fine a me piace correre, più corse ci sono e più ci divertiamo. Non condivido l'idea di normalizzare il palio, perché il palio è così e la differenza su tanti aspetti la fa, come ha detto lui prima quando mi dava un consiglio, la fa la testa. E quindi secondo me le differenze fra Fantini e lì dentro sono dettate anche da come uno riesce a gestire la pressione e da come uno riesce internamente a normalizzare la corsa del palio. Però il palio bisogna sempre, te lo dico da senese, da figlio di Fantino e da Fantino, del palio bisogna avere sempre un rispetto e una consapevolezza che non sarà mai normale, non sarà mai uguale a nessun'altra corsa, ci sono delle similitudini, ma del palio bisogna avere un rispetto diverso. Rispetto, io parlo come rispetto del discorso che non sarà mai, nessun Fantino potrà mai viverlo come una corsa normale, ed è il bello del palio, viverlo come una cosa completamente diversa da tutte, sempre se riesce a gestirla. L'ho detto anche io questo, che poi ti trovi a montare il palio, che ci sono delle pressioni enormi che non ci sono in una corsa a Livorno o a Pisa, però il fatto di correre spesso, il fatto di correre, montare e correre, è più semplice anche montare in piazza, mi spiego come, cioè se tu fai tre corse all'anno, poi vai a fare il Palio di Siena, non è consuetudine correre. Questo sì. Questo io ti voglio dire. Quindi l'altra provincia serve per Siena, vuol dire Fucecchio, Asti, Siena, Ferrara, Buti. Se ci fossero 100 corse di più in provincia sarebbe meglio per loro. Per l'occhio oltre al che canape, per i cavalli, per l'occhio al canape, il tempo del galoppo, anche la furbizia, devi chiudere uno, cioè è una cosa manuale diventano, che la fai spesso e ti viene meglio. In quando non le fai mai e poi quel giorno le devi fare, allora magari ecco c'è chi potrebbe avere, io questo dicevo, no, perché... ma quello io in questa fase qui ti dico, è quello il bello del palio. Il palio è il palio. La differenza fra chi non lo vive in maniera normale e chi ci arriva nonostante tutte le pressioni riesce a gestirle. È lì che secondo me fa la differenza fra un Fantino e un altro. Certo, ma il palio comunque te le trasmette sempre le emozioni, capito? Certo. Però il fatto di correre spesso secondo me avvantaggia. Allora, visto che avete corso spesso e ora c'è però, e visto che siamo sotto Natale, c'è il cadeau del nostro sponsor. Allora, il nostro gruppo Nannini, panettone tradizionale Nannini, questo con la confezione rossa la diamo a Andrea. Grazie. Sempre del gruppo Nannini, il panettone tradizionale, con la confezione trasparente, la diamo al nostro Dario con la gente. Per grazie. Cui un buon Natale, fra pochi giorni a Natale, che significa tutti pronti con... si trasgredisce a mangiare, Andrea? Natale, io poco, ho riniziato la dieta poco. Vedi, Dario, voi invece mangiavi, fumavi? No, fumare non ho mai fumato. Io comunque non bevo, non fumo, non prendo il caffè. Senti quanto sono bravo. Eh no, il caffè io lo prendo. Però sì, nelle feste qualche stravizio si può fare, dai. Bene, allora Sandrino, ora come andiamo in salutiamo, ci diamo appuntamento a Santo Stefano con il meglio di e poi il 2 gennaio, 9 gennaio e quant'altro, però nel lasciarvi, visto che abbiamo parlato di corse regolari anglo-arabi,
dovete sopportare ancora un po' di Marranini. No, va benissimo. Vediamo insieme le due vittorie di Massimiliano Narduzzi, quella di Ribelle da Clodia e quella di Silbomba, domenica scorsa a San Rossore, e poi la sigla ringraziando chi sta di là dal vetro e dietro le telecamere che ci supportano e esatto. Ci sopportano. Grazie alla Andrea. Prossima settimana. Grazie Dario. Grazie Dario. Buon Natale a voi. Anche a voi. La prima volta degli anglo-arabi qua a San Rossore, partiti. Accetta la partenza Silbomba che scende in corda per andare in vantaggio. Anacleto si presenta al suo esterno e chiede strada, operazione che concretizza poi a largo Bosea, e allora Anacleto come consuetudine, attenzione alla curva perché ha cambiato azione, però poi si riconverge la traiettoria e va in vantaggio. Anacleto davanti su Bosea che è all'interno Silbomba, i due più attesi, primo e secondo. Bosea scoperto di fuori, in corda poi Anthony Maria, con di fuori Abracadabra. Questi cinque precedono anche Alba Solare e la giubba di Carlo San. Anacleto è in vantaggio, il grigio precede Silbomba che lo pedina, di fuori Bosea, poi a largo Abracadabra, in corda galoppano sempre Anthony Maria e Alba Solare. Bombolina, Araton Baio, queste le posizioni, con Araton Baio ora in corda nella scia dei terzo in corda, perché Anacleto sta allungando da Silbomba e Araton Baio. Bosea leggermente in difficoltà, Alba Solare senza spazio, Anacleto scappa via all'ingresso, addirittura deve tra lui e il traguardo 600 metri, Silbomba si avvicina, poi Araton Baio, Alba Solare, Bosea che prova, gli altri faticano con Silbomba che va in caccia di Anacleto, Anacleto è in vantaggio, Silbomba prova a far valere i 4,5 di vantaggio che ha in sella, con Anacleto richiesto per sfuggire a Silbomba che si preoccupa di anticipare Alba Solare, poi Araton Baio Bosea con Silbomba che attacca Anacleto che assaggia la frusta. Silbomba va all'attacco di Anacleto, sta attaccando violentemente il leader. Anacleto reagisce, poi Alba Solare con Silbomba che prova a mettere il muso davanti Alba Solare a Anacleto e ce la fa a 100 dal palo. Lo scatto di Silbomba su Anacleto e Alba Solare e li lascia lì a lottare per il secondo e terzo. Max Narduzzi, i colori della Clodia, ancora Salvatore Sulas che neanche il cronista che lo gufa riesce a fermarlo in questo periodo. Per il secondo Anacleto che lotta con Alba Solare per il secondo e terzo, 9 e poi 3-2 vicini in fotografia. Periodo veramente di spolvero per Salvatore negli ultimi 8 giorni ripetutamente a segno. Per il secondo e terzo Anacleto forse davanti Alba Solare e poi foto generale per le altre piazze. All'interno Araton Baio potrebbe, ma non è certo, aver conseguito il quarto posto con Anthony Maria, ma c'è il giudice d'arrivo per questo, non ci sostituiamo a lui. Registriamo soltanto la vittoria di Silbomba, Salvatore Sula, Massimiliano Marduzzi, i colori della scuderia Clodia, la prima volta a San Rossore, parla celeste e rosso, è tutto. Partiti. Fase di studio nella prima parte di gara, Brigantes che va davanti su Spartaco da Clodia, all'interno Zodiaca, poi Varande Savané che procede a Adone da Clodia, che ha nella scia Ribelle da Clodia, all'esterno Forban Dupecot. Questa è la parte centrale, Brigantes ha preso vantaggio senza sforzo apparente, prende 4 lunghezze di vantaggio, Spartaco da Clodia che precede Zodiaca, accanto a Zodiaca Varande Savané che è quarto, il numero 9, quinto in corda Adone che ha nella scia Ribelle che lo piglia come punto di riferimento, uno davanti all'altro, poi all'esterno Forban Dupecot che procede Verbena Rosa, Lago e tutti Atmosphere, davanti tira via però il leader Brigantes che procede Spartaco da Clodia, Zodiaca a largo ora muove Ribelle che ha eluso la marcatura di Adone. E allora vediamo cosa fa Adone, va nella scia di Ribelle avendo all'esterno Forban Dupecot, quindi Ribelle muove per primo
e va su Spartaco, perché davanti evidentemente reputa pericoloso a quel punto Brigantes, e Brigantes è in vantaggio su Ribelle, Forbandu Pecò all'esterno, deve muovere Adone in terza corsia nella scia di Forbandu Pecò in anticipo lungo su Verbena Rosa. Ribelle attacca Brigantes al traguardo lontano, muove Adone che trova il muro di Forbandu Pecò, va meglio al largo Verbena Rosa in questo parziale, quando si entra addirittura Ribelle prende sotto tiro Brigantes, sta passando Ribelle su Brigantes, poi Zodiac in mezzo alla pista, Forbandu Pecò a largo di tutti, Verbena Rosa, Ribelle a due di margine con Silvano che sta accorciando le redini per sfuggire alla rincorsa di Verbena Rosa e di Adone da Clodia. Ribelle da Clodia è in vantaggio su Verbena, Adone, Forban e poi Zodiac nel finale, Ribelle da Clodia. Signori, la prima corsa degli anglo-arabi a livello internazionale va a Ribelle da Clodia, per il secondo e terzo Verbena e Adone.